Poi magari se volete, se non avete chiaro questi discorsi, se non li avete chiari, farò un altro video dove spiegherò meglio. Spero che li abbiate chiari perché ci sono tantissime cose da spiegare, da informarvi. Se per tutte le cose devo ritornare sul video campo a cavallo, non si arriva più alla fine. Allora, pertanto, riprendendo, queste persone stanno innanzitutto carpendo la vostra fiducia. E quando poi arriveranno gli Anunnaki, vi indirizzeranno alla loro stessa razza, Anunnaki. Queste persone si identificano perché quando si riferiscono a degli angeli, si riferiscono sempre a degli angeli con le ali nere e non bianche come noi. Hanno una forma mentis un po' diversa dalla nostra. Apparentemente sembrano come noi, cioè sembrano precisamente come i Pegaso, sembra che abbiano la stessa mentalità dei Pegaso, degli Arturiani, dei Pleiadiani normali, dei Siriani, ma realmente hanno qualcosina di differente e voi dovete stare molto attenti, veramente leggere tra le righe. Guardare il relatore, voi lo dovete guardare con una mente da scanner, cioè lo dovete assolutamente guardare perfino nei colori, nel volto, nei colori, nella struttura fisica, nel comportamento. Cioè, come posso dire? Cioè, la tua mente deve diventare uno scanner, perché altrimenti tu ti vai a fidare di uno che domani ti andrà a portare di fronte a un'astronave Anunnaki e tu, felice e golotto golotto, fiducioso lì vai e poi ti fregano, perché poi gli Anunnaki ti dicono, non penso che gli Anunnaki ti diranno vieni sulla nostra astronave, gli Anunnaki ti diranno vai in quella caverna perché tu non sei un Anunnaki, perciò sulla loro astronave non ci puoi entrare, però puoi entrare nelle loro caverne, come quelle che hanno preparato, e diventare prigioniero. Prigioniero significa che innanzitutto la prima cosa che fanno è metterti in microchip. Non so se riusciranno a mettercelo ora nel 2012, ma di sicuro lo metteranno tutti quelli che entreranno nelle caverne in microchip intercraniale, non sulla mano, intercraniale. A riguardo vorrei ancora informarvi di avere recentemente scoperto, io ho scoperto, ma poi c'erano persone che lo sapevano già ma gli davano poca importanza, e l'ho scoperto per mezzo della tecnica del Theta Healing, perché nel DNA 3 si sa che tutti noi portiamo impianti alieni, al di là del fatto che siamo degli addotti alieni oppure no. Cioè io per esempio cioè tutti noi portiamo impianti alieni, tutti noi portiamo impianti alieni. Io, per esempio, sono Yargana e portavo quattro impianti alieni. Ovviamente ho fatto fatica a crederci e allora cosa ho fatto? Sono andata per mezzo della tecnica Theta, mi sono collegata con il mio medico perché io ho un medico e gli ho chiesto, ma scusami, che non ti sei accorto che io ho degli impianti alieni? E lui mi ha risposto che si è accorto, che si era accorto che avevo degli impianti alieni. Ma quando loro hanno tentato di togliermi, io mi sono ribellata. Perché? Perché uno di questi impianti alieni, che era messo dagli Zeta Reticuli, era per il controllo mentale. E pertanto, quando loro hanno tentato di togliermelo, gli Zeta hanno attivato l'impianto e io mi sono ribellata. Pertanto non hanno potuto togliermelo a meno che di non farmi un'azione di violenza, e ovviamente gli Yargani un'azione di violenza non la fanno. Allora a questo punto, sempre per mezzo della tecnica Theta, mi sono collegata al mio sé superiore di settima e gli ho chiesto, scusa ma tu, com'è che non mi hai mai detto che io ho degli impianti alieni? E lui mi ha risposto, e poi l'ho informato anche perché ovviamente li ho tolti dopo, per mezzo della tecnica Theta ho dato il comando di eliminazione. No. E lui mi ha risposto che questi impianti alieni, tutti i comandanti Yargani,
passano una situazione in terza dimensione fisica in cui hanno gli impianti alieni, poi apprendono di avere gli impianti alieni, lo imparano e poi li eliminano. Perché fa parte del nostro addestramento, essendo che perché il nostro addestramento come comandanti è su base empirica, cioè di esperienza personale. Ragion per cui non ha mandato qualcuno a togliermeli, ha voluto che io apprendessi che li avessi e che io li togliessi. Comunque, tutti noi esseri umani abbiamo impianti alieni. Allora, ne abbiamo due. Uno è alla base del collo, della spina dorsale dietro, qua in alto, e uno alla base in fondo. Questi... Poi ci sono persone che ne hanno anche molti di più. E appunto io ne avevo quattro. Per mezzo della tecnica Theta si può anche venire a sapere di che razze sono e a cosa servono, sempre che l'operatore Theta abbia nella sua libreria mentale i nomi delle razze aliene, perché se non li ha, non puoi dirgli, cioè quello di sopra non può dirti, è un impianto dei testa a cuore, se l'operatore Theta non sa che esistono i testa a cuore e non ha questa informazione nella propria libreria mentale. Non so, non può quello di sopra dire all'operatore Theta, si tratta di mantidi, di impianti di mantidi, se l'operatore non sa neanche che esistono le mantidi e nella sua libreria mentale le mantidi non sono mai state create da nessuno. Pertanto bisogna che l'operatore Theta sia una creatura che abbia dimestichezza con le razze aliene, ma una creatura positiva che abbia dimestichezza con le razze aliene. A questo punto potete avere queste informazioni, che però poi per il resto però sono... No, non è che siano proprio... influenti, sono influenti, perché quando una razza aliena ti mette degli impianti è perché tu porti una parte della sua genetica. Cioè non è che te li mettono perché sono stronzi, perché si prendono delle libertà che non si devono prendere. Lo fanno perché tu porti un po' della sua genetica, una certa percentuale. E tutti noi esseri umani, portiamo anche un po' di genetica delle razze aliene. Tutti noi, sia che siamo siriani, sia che siamo pleiadiani, sia che siamo cassiopeani o andromediani, pegaso, arturiani, quello che volete, portiamo un pochettino. E questo è il motivo per cui siamo anche qua, per liberarci, per fare un lavoro su noi stessi in modo tale da liberarci di questa negatività, di queste energie negative che abbiamo all'interno in termine genetico, proprio incistate in termine genetico. È ovvio che essendo questa realtà duale, qui non ci possono essere delle persone, delle creature completamente al 100% pure. No, al 100% pure, secondo la frequenza di base della sorgente, qua non ci possono essere. Perché questa è una dimensione duale dove sempre e comunque tu troverai un 50 di negativo, un 50 di positivo, insomma, troverai queste due correnti che bene o male tendono a bilanciarsi. Pertanto, per poter esistere qui, anche noi abbiamo bisogno di un pochettino di negatività, bisogno proprio perché altrimenti non sopravvivi. Però è ovvio che la negatività non deve essere, deve essere molto inferiore al 50%, perché altrimenti tu già incominci a tendere di essere una persona negativa, se poi è superiore al 50% sei sicuramente un addotto dagli alieni, punto e basta, non sei più un semplice prelevato una volta nella vita dove ti ha messo l'impianto, ma sei proprio un addotto regolare, eccetera, eccetera, in stile Malanga, in stile... Ecco. Se volete, posso... Se non avete capito qualcosa, adesso vedrò un attimino le risposte che ottengo da questo video, ma se non avete capito, se vedo che molti non hanno capito qualche cosa, posso fare un video in aggiunta. Ecco, questo è tutto. Per ora è tutto. Era una cosa importante, ma non sono le uniche cose che vi devo dire, perché poi volevo farvi anche un altro video dove vi parlerò dei walk-in per sostituzione, perché quelli sono tutta una situazione a parte. Intanto vi ringrazio per avermi ascoltato e ci rivedremo alla prossima. Ciao a tutti.